Parte anche la categoria G6 femminile, siamo ormai alla conclusione di questa 24esima edizione del trofeo Giorgio De Laurentiis alla memoria, gara valevole anche per il trofeo rosa, ormai ultima gara in programma per la categoria femminile, i giri da compiere per le ragazze saranno 13, quindi quasi 16 chilometri prima di concludere la propria fatica. Davvero numeroso anche il gruppo delle atlete della categoria G6 che hanno deciso di affrontare questa partenza con calma. Vediamo le atlete procedere ad andatura davvero turistica in queste fasi iniziali di gara. Speriamo che nel proseguio della corsa qualcosa si muova. Per non perdere l'ultimo briciolo di dignità che mi manca ed evitare di squagliare sotto il sole ed evitare di guardarti come un pazzo, come un pazzo che ti... Passano i giri, ci si avvicina alla finale di gara e finalmente qualcosa si muove in testa al plotone, un atleta di casa della Villongo e un atleta in maglia ossanesga che stanno cercando di evadere dal plotone. In questo momento il vantaggio ancora esiguo, vedremo se col passare degli ultimi chilometri resteranno al comando queste due atlete per contendersi la vittoria. Siamo ormai al suono della campana, ancora con la coppia al comando. Le atlete cominciano a studiarsi in vista del traguardo finale. Ed è volata a due con Nicole Rotanodari che riesce a primeggiare davanti a Vittoria Pirro. La volata del gruppetto inseguitore vinta da Alessia Zambelli. Ecco la classifica. Al quinto posto troviamo Alessia Vercesi della Mobili Lissone. Quarta Michelle Di Palantonio della Cassina Rizzardi. Terzo gradino del podio per Alessia Zambelli dell'Unione Ciclistica Ossanesga. Seconda Vittoria Pirro della Villongo e vince questa ultima gara della categoria femminile Nicole Rotanodari dell'Unione Ciclistica Ossanesga.